Oggi vorrei parlarvi della differenza che esiste tra un dono e una scelta. L'intelligenza è un dono, la gentilezza è una scelta. Ricevere un dono è semplice, dopotutto ci viene donato. Scegliere è già più difficile. Puoi affascinare te stesso con i doni che ti sono stati dati, se non stai attento. E se lo fai, questo probabilmente andrà a discapito delle tue scelte. L'essere umano, progredendo in questo modo, continuerà a sorprenderci. Inventeremo il modo di creare energia pulita. Atomo dopo atomo, costruiremo macchine minuscole capaci di riparare le cellule danneggiate. Questo mese sarà annunciato che siamo ormai in grado di sintetizzare la vita. E negli anni a venire non solo saremo in grado di sintetizzarla, ma anche di progettarla con determinate specifiche. Sono anche convinto che riusciremo a comprendere il funzionamento del cervello umano. Jules Verne, Mark Twain, Galileo e Newton, i curiosi di tutte le epoche, vorrebbero essere ancora vivi in questo momento. Come civiltà abbiamo avuto così tanti doni, ma anche come individui. Come useremo questi doni? Saremo orgogliosi dei nostri doni e delle nostre scelte. Ho avuto l'idea di fondare Amazon 16 anni fa. Ho riflettuto sul fatto che l'utilizzo del web stava crescendo del 2300% l'anno. Non avevo mai visto né sentito parlare di qualcosa che crescesse a una tale velocità. E l'idea di creare una libreria online con milioni di titoli, qualcosa che semplicemente non poteva esistere in un posto fisico, era davvero elettrizzante per me. Avevo appena compiuto 30 anni ed ero sposato da una, quando dissi a mia moglie, McKinsey, che volevo lasciare il mio lavoro e lanciarmi in questa pazzia che probabilmente non avrebbe funzionato, così come era successo per altre start-up, e che non ero sicuro di quello che sarebbe successo dopo. McKinsey, anche lei laureata a Princeton, che è qui seduta nella seconda fila, mi disse che dovevo farlo. Ho sempre voluto essere un inventore, e lei ha voluto che io seguissi la mia passione. Al tempo, lavoravo per una società finanziaria a New York City, con un gruppo di gente davvero intelligente, e avevo un capo davvero brillante, che stimavo moltissimo. Così andai dal mio capo e gli raccontai che volevo creare un'azienda che vendeva libri su internet. Facemmo una lunga passeggiata a Central Park. Mi ascoltò attentamente e alla fine mi disse che era davvero una grande idea, ma che sarebbe stata ancora più grande per chi ancora non aveva un buon lavoro. Tutto ciò aveva senso per me e mi convinse a rifletterci su ancora per 48 ore prima di prendere una decisione. Messa in questi termini, era davvero una decisione difficile, ma alla fine decisi che dovevo provarci. Non pensavo che mi sarei pentito di averci provato e di aver fallito. Credevo invece che sarei stato perseguitato dalla decisione di non averci provato. Dopo tante considerazioni ho scelto il cammino meno sicuro, seguire la mia passione, e sono orgoglioso di questa scelta. Domani, nel senso più reale del termine, la vostra vita, la vita che voi ricostruirete da zero con le vostre mani, avrà inizio. Come userete ciò che vi è stato donato? Quali decisioni prenderete? Sarà l'inerzia a guidarvi o seguirete la vostra passione? Seguirete il dogma o sarete originali? Sceglierete una vita comoda o una vita all'insegna del servizio e dell'avventura? Appassirete sotto le critiche o seguirete la vostra convinzione? Quando sarà difficile, mollerete o sarete implacabili? Sarete dei cinici o dei costruttori? Sarete abili a spese degli altri
o sarete gentili. Azzardo una profezia. Quando ormai ottantenni, in un momento di calma, vi ritroverete a raccontare la vostra vita a voi stessi, la storia più interessante sarà data da tutte le scelte che avrete compiuto. Alla fine noi siamo le nostre scelte. Fate in modo che la vostra vita sia una grande storia. Thank you and good luck.